Eccoci a un nuovo appuntamento con la bontà e il benessere in tavola. Ciao Stefano. Ciao Francesca. Oggi prepariamo uno spiedino di rana pescatrice con purè di sedano rapa, un ortaggio poco conosciuto, giusto Stefano? Giusto. Ma dalle moltissime proprietà e anche ipocalorico, proprio come piace a noi di Casa di Vita. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono per preparare questa ricetta. Ci servirà della coda di rospo, del sedano rapa, un pomodoro ramato tagliato a dadini, del latte intero, del vino bianco, dell'origano fresco, aglio e un po' di noce moscata. Per cominciare, iniziamo col preparare il sedano rapa. L'abbiamo già in precedenza tagliato a metà. Ora andiamo a togliere le radici. Eccoci qui. E la buccia. Ok. È un'operazione un po' faticosa, però con calma. Facciamo solo un esempio. Ok. E andiamo a prendere il sedano rapa già tagliato a dadini. Lo immergiamo in acqua bollente, come si farebbe per il purè di patate. Una volta ricavati dei medaglioni dal pesce intero, togliamo l'osso centrale e infilziamo i bocconcini così ottenuti in uno spiedino. Nel frattempo scaldiamo dell'olio in una padella, padella e schiacciamo con un palmo l'aglio. Okay. Adagiamo lo spiedino con la rana pescatrice e facciamo evaporare un po' di vino bianco. Perfetto. Sale e pepe, quindi prima un pizzico di sale e a seguire un po' di pepe. Aggiungiamo anche i pomodori tagliati a dadini e aggiungiamo un po' di origano fresco. Lasciamo andare per un paio di minuti per lato la rana pescatrice. E nel frattempo andiamo a verificare la cottura del nostro sedano rapa. Dopo aver scolato il sedano rapa, prendiamo il nostro frullatore a immersione. Eccoci qua. E procediamo a frullarlo. Trasferiamo adesso il sedano rapa frullato in una pentola, versiamo del latte e un pizzico di noce moscata. Perfetto. Aggiustiamo adesso di sale. Il purè ormai è pronto, quindi direi di passare alla preparazione del nostro piatto finale, che andiamo a comporlo in questo modo. Stendiamo un letto di purè, vi adagiamo sopra lo spiedino di rana pescatrice, decoriamo con i pomodorini. E per ultimo adagiamo sopra un rametto di origano fresco. Ok. Il nostro piatto è pronto, il nostro spiedino di rana pescatrice con purè di sedano rapa. Grazie Stefano per questa insolita e curiosa ricetta. Grazie a te. Provatele anche voi, mi raccomando. L'appuntamento è con la prossima ricetta, Casa di Vita, bontà e benessere in tavola.